Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Michele Ambrogetti, che vuole che faccia due parole sul film di Harmony Korine del 2012, Spring Breakers. Spring Breakers narra la storia di quattro studentesse che durante appunto le Spring Breakers, le vacanze di primavera americane, decidono di rapinare un fast food e fare parecchie cazzate. Vengono arrestate praticamente e vengono però liberate da questo alien, ovvero James Franco, che dopo averle portate via di prigione e praticamente le coinvolge nel suo diciamo così piano per vendicarsi di tutti i suoi nemici, quindi portandole a fare cose proprio da criminali sempre più elevate, portando avanti appunto anche questa loro Spring Breakers. Cosa succede? Corinne che cosa decide di fare? È un film molto particolare, questo è un film che dà un colpo di qui e un colpo di qua, perché è un film amatissimo da appunto da questi qui che fanno lo Spring Breakers e dove fanno solo cose idiote, violente, stupide o al limite da veramente bimbini delle elementari con tanta voglia di sesso e sono veramente una parte dell'America che evidentemente Corinne odia e detesta e che prende per il culo in maniera incredibile, riuscendo addirittura a portarsi dalla sua appunto il pubblico, che è composto la maggior parte da questi che in realtà sono accorsi a guardare il film per vedere queste quattro ex starlette Disney bimbette da Selena Gomez a venire giù 6 minute, compresa la muta dalla moglie appunto di Harmony Korine, sempre 6 minute davanti a questo schermo, buonissime, niente da dire, carne esposta, estetica da videoclip, che però il nostro appunto mangia, un'estetica che mangia proprio per digerirla e rivomitarla fuori in una maniera talmente violenta, cruda e anti in quel senso estetica, che risulta praticamente indigeribile probabilmente alla maggior parte del pubblico, che forse non riuscirebbe a capire che cosa vuol dire Corinne, che cosa vuol mantenere questo tipo di anarchia, questo tipo di modo di portare avanti una vita che vorrebbe sembrare appunto anarchia, ma che in realtà è solo uno sfottimento delle regole per poi esserne dentro alla grande, proprio perché le Spring Breakers sono vacanze folle e te le follie devi fare, anche se qui un po' si esagera. Quello che colpisce del film è appunto è che Corinne riesce un'altra volta, nonostante secondo me dei difetti, Gummo era ben altro livello come film, qui riesce comunque a descrivere un certo tipo di America che appunto attraverso quello che vuole vedere viene assolutamente presa per il culo e ci mostra appunto l'orrore di un certo tipo di pensiero americano così semplicistico, banale e consumista, oltre che violento e fatto di armi, prostituzione, topa e poco altro. Chiaramente noi maschietti vediamo tante belle bimbe nel film e ne siamo soddisfatti, ma il film non è solo quello, funziona proprio perché la sua critica è rivolta al pubblico che vuole rivolgere, con l'estetica e il modo di fare che il pubblico che viene criticato invece non riesce praticamente quasi a comprendere. Questo è secondo me il cortocircuito che voleva creare Corinne in un film comunque va detto furbo, perché mette insieme quattro starlette, mette insieme le Spring Breakers che in America sono un mito e mette insieme soprattutto quest'idea appunto di queste sempre in bikini che girano a culo di fuori. Quindi un film sostanzialmente abbastanza bipolare, diviso fra l'arte pura di Corinne e la voglia di commercio, che però riesce ad essere veramente interessante ed intrigante, che avendolo visto alla terza o quarta volta risulta molto più intelligente che alla prima, dove può essere semplicemente buttato via come un film di merda banale, inutile, scontato e lento. Invece ad una seconda, terza, quarta visione, quando lo spettatore riesce a fare attenzione anche a determinati particolari che riescono a sfuggire quasi sempre alla prima visione, ci si rende conto che Corinne non ha sbagliato, ha fatto centro, nonostante abbia utilizzato appunto i sistemi che lui detesta e che lui critica in tutto il film. Quindi veramente un film tra i più interessanti degli anni 2000, può anche non garbare, è un film molto particolare, ma sicuramente è un film praticamente unico nel suo genere.